Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutte e tutti. Siamo di nuovo live su Family Nation e oggi parleremo di famiglie felici con Carlo Tumino di Papà per Scelta e con Barbara Damiano che si collegheranno a brevissimo. Nel frattempo io scrivo il titolo di questa diretta e aspetto che si colleghino. Parleremo con, eccolo qua, è successo anche, sono riuscita anche a pinnare il titolo subito. Aspettiamo che si colleghino appunto Barbara e Carlo. Parleremo con Carlo della sua bellissima famiglia, quindi sono papà Carlo, papà Christian e i due bambini. E eccolo, vedo Carlo, vedo tanti, già tanti cuori e commenti. Aspettiamo che si colleghino, ho accettato la... Eccoci, ciao Carlo, come stai? Ciao, ciao Emilia, tutto bene, grazie. A te? Bene, aspetta che invito anche Barbara che dice che non le funziona l'invito, vediamo se riesco a invitarla io, se so fare. Sicuramente dovrò... non l'ho mai fatto questo di invitare, ma in qualche modo sono sicura di poterlo fare. Invita qualcuno, eccola. Scusami, Carlo, intanto dimmi Non come ti state, preoccupare, raccontaci qualcosa. Stiamo molto bene, insomma sono giorni frenetici come sappiamo tutti, ma oggi parleremo il meno possibile. Ciao, ciao Carlo, ciao Emilia. Ciao, eccoci. Oggi boomerissima, non mi funzionava proprio, ma va bene. Ci siamo connessi. Bene, grazie Io ho mille. Messo anche la maglietta delle grandi occasioni, quindi insomma dai. Bene, bellissima. Sì, questa maglietta qui sono affezionatissimo. Bene, io purtroppo ho i commenti sopra di gente continentale, la vedo poco, ma poi me la rivedo dopo quando mi riguardo la diretta, che salveremo. Bene, benissimo, grazie per essere con noi. Dicono il volume basso, sì, anch'io ho sentito il volume basso all'inizio, il mio l'ho alzato, magari anche voi se controllate se si sente, dateci io un po' lo di so feedback. Al massimo. Bene. Anch'io dovrei averlo messo al massimo, però se volete posso anche urlare, cantare, insomma. Chiedete performance e verranno fatte. Bene, grazie tante non te lo per fare essere... ripetere due volte. Davvero? Karaoke, tutti insieme. Sì, dice si sente bene. Bene, via, speriamo regga la connessione, perché altre volte, un'altra volta già con Carla era successo che non reggeva. Poi, insomma, alla fine siamo riusciti. Comunque, grazie mille per essere con noi di nuovo, Carlo. Tra l'altro, volevo ricordare che Carlo e Christian e Sebastian e Julian sono stati anche sulla nostra copertina del nostro magazine della primavera scorsa, quindi una delle nostre famiglie del nostro magazine. Ora c'è qualcun altro, abbiamo un'altra copertina. Comunque È siamo stati giusto. molto felici di avervi come una delle nostre famiglie sul magazine di Family Nation. Quindi grazie ancora anche per quella bella È stato molto bello. È stata la nostra prima intervista. copertina, quindi avete... Bene, siamo molto contenti. E ci faceva piacere appunto parlare con te proprio con questo tema di famiglie felici, proprio perché voi siete una delle famiglie felici appunto con cui veniamo in contatto quotidianamente, vi vediamo sui social, seguiamo la vostra storia e ci faceva piacere appunto scoprire un pochino di più della vostra famiglia. Allora, per chi non ci conoscesse, insomma, sono ancora, penso, tantissime persone, noi siamo ci definiamo una famiglia tutta al maschile, ci definiamo, ma poi nella realtà dei fatti è così. Famiglia composta da due papà e due gemellini, Julian e Sebastian, che sono nati tramite gestazione per altri negli Stati Uniti. È un tema, diciamo, ricorrente, soprattutto nell'ultimo periodo, però... diciamo che a noi piace molto più concentrarci su quello che riusciamo ad offrire in termini di amore, affetto, responsabilità, impegno ed educazione, diciamo nel day by day, giorno dopo giorno. E la cosa straordinaria è che il nostro racconto ha una facilissima capacità di identificazione con quelle che sono altre tipologie di famiglia, che si differenziano del tutto rispetto alla nostra forma, ma poi in realtà nella sostanza sono molto più simili di quanto magari qualcuno ci vuole far credere. È stato il nostro un percorso molto lungo perché, giusto per dare due informazioni, in Italia non è possibile adottare per le coppie formate da persone dello stesso sesso, nemmeno per i single, e quindi diciamo che la nostra scelta
rispondendo anche a quella domanda che ci viene fatta tante volte, ma come mai non avete deciso di adottare, la nostra è stata una scelta, una non scelta, era diciamo l'unico percorso possibile per completare quella che era la nostra identità di uomini, di coppia, era quella di ricorrere alla gestazione per altri, infatti i gemelli sono nati a Las Vegas. E questo insomma un po' in breve il nostro excursus. Sì. Una cosa che abbiamo detto un po', abbiamo chiamato famiglie felici, no? Questa puntata, poi l'ho detto anche nella micro introduzione, è che un po' come diceva anche Tolstoi, tutte le famiglie felici sono uguali nella loro felicità, e questo è un po' il punto della diretta, insomma, ed è poi quello che fate vedere per chi vi segue sui vostri account social, che è un account molto molto simpatico, molto pieno di vita quotidiana, e in questo senso proprio molto, molto piacevole da seguire. Ecco, raccontaci un po' anche di questo. Sì, noi cerchiamo di, allora, in casa nostra diciamo che l'ironia non manca mai, no? Ma lo facciamo anche con i gemelli. Poi la cosa buffa è che non avendo, diciamo, delle consuetudini anche culturali, no? In casa nostra noi le nostre regolette ce le scriviamo a mano, un po' come ci pare, no? Quindi banalmente quando i gemelli erano piccoli il primo padre con le mani libere aveva cambiato il pannolino, anche perché se non cambiava uno dei due papà i bambini rimanevano sporchi, e quindi stiamo un po' cercando di costruirci il nostro quotidiano, il nostro percorso sulla base di quelli che sono Carlo e Christian, che sono due genitori totalmente innamorati dei loro due bambini, che non, diciamo, che non potrebbero mai più immaginare una vita senza Giuliano e Sebastian, e abbiamo cercato di trasportare, diciamo, questa nostra istinto, questa nostra vocazione genitoriale all'interno proprio di un racconto dei social, però cercando un po' di diciamo depauperarlo da tutte quelle regole moralistiche, ideologiche. Noi semplicemente ci raccontiamo, ovviamente ci sono temi caldi, perché quando si parla di politica si parla soprattutto di sociale, e quindi a volte interveniamo sempre attraverso quelli che sono i nostri valori, che sono gentilezza, rispetto, ironia, sorriso, che non possono mai mancare. Ogni tanto ci incazziamo pure noi, ci mancherebbe altro, però ovviamente sempre e comunque partiamo dal presupposto che noi siamo il migliore esempio per i nostri figli, e quindi ogni qualvolta anche dobbiamo pubblicare un contenuto, magari dobbiamo rispondere a un tema molto ostico, è come se noi davanti avessimo sempre Giuliano e Sebastian, è come se loro ci stessero guardando e osservando, e quindi partendo sempre da questo punto di vista, da questa prospettiva, cerchiamo di inserire all'interno di quei contenuti quegli ingredienti che possono essere un buon esempio anche per i nostri figli, sperando che un domani Giuliano e Sebastian insomma siano anche abbastanza orgogliosi dei loro due papà. Quindi partiamo sempre da questo presupposto, però parliamo di tutto, non parliamo solamente da come è nata la nostra famiglia, ma cerchiamo anche di dare lustro e responsabilità alla figura per esempio del padre all'interno del menage familiare, certo. Che è un altro dei temi secondo noi caldissimi, perché l'emancipazione femminile passa anche dalla responsabilizzazione definitiva e totale dell'uomo all'interno del menage familiare, perché crediamo che non ci siano cose che i padri non sappiano fare. Siamo perfettamente d'accordo. Tra l'altro sono state ospiti di queste live anche Francesca Bubba, Natalia Levinte, cioè tante attiviste che si occupano anche di parità e di divisione del carico mentale, no? Quindi per noi, e questo è anche, no, Emilia, un percorso, certo, che stiamo facendo. Ho visto qualche battuta, le famiglie infelici, purtroppo di famiglie infelici ce ne sono tante, e c'è questo detto che dice tutte le famiglie infelici si somigliano, ma secondo me anche tutte le famiglie felici si somigliano. Nella quotidianità, a me, vabbè, fa scassare da ridere quando vi mettete lì a cucinare, Cristo. A riordinare. Io metto a riordinare e lui si mette a cucinare. Sì. Esatto. Cioè, sì. Secondo me in questa quotidianità, in questa... posso dire una parola che a volte alle persone spaventa? In questa banalità
delle giornate, cioè le classiche giornate che tutte le famiglie hanno, dove qualcosa va bene, qualcosa va storto, dove comunque devi fare una Esatto. lavatrice, dove comunque devi preparare lo zaino di scuola per i figli, dove comunque alle 8, alle 6 di sera, magari non è ancora il vostro caso perché i bimbi sono piccoli, ma alle 6 e mezza di sera ti dicono: senti, per domani mi servono 4 cartelloni 100x70 di colore lilla, e tu dici: porca, Non lo potevi dire prima, È no? verissimo. Sì. E ci No, però è arriverete vero. prima. Senti, È tra vero, l'altro, da questo, cioè dal racconto quotidiano, eccetera, è nato anche il vostro libro, vero? Ma anche un gioco, tra l'altro, mi viene in mente. Sì. Di cosa parla il libro, il gioco? Come l'avete scritto? Come è nata l'idea? Qual è stata anche l'accoglienza? Allora, noi avevamo la necessità anche di estendere quello che è racconto social, no? Che è fatto di tante piccole pilloline, video e scritte, non si può stare all'infuori dei 2200 caratteri, insomma. Volevamo un po', diciamo, oltrepassare quella che è la grammatica dei canali social. Il libro ci ha permesso di estendere quello che è il nostro racconto, ma anche a livello temporale, perché siamo partiti proprio da chi sono Carlo e Cristian, quindi la nostra infanzia, la nostra adolescenza e il nostro rapporto con le rispettive famiglie. Io che nasco e cresco in una famiglia che oggi verrebbe definita tradizionale, che però ovviamente ha i suoi conflitti interni. Cristian invece che nasce in una famiglia apparentemente disfunzionale perché non ha un padre accanto, però in realtà poi si tramuta in un fantastico scudo in cui Cristian è diventata la persona straordinaria che è. Quindi sempre questo per ribadire sempre il solito concetto, che poi è la qualità dei rapporti, a prescindere dalle persone o dai generi che li popolano, può determinare l'equilibrio, la felicità di una persona, di un bambino o di una bambina. E quindi dentro ci sono le nostre storie, c'è tanto di Giovanna e Sebastiana, c'è il nostro quotidiano, è un romanzo in cui si intrecciano proprio tantissime storie familiari. C'è anche ovviamente la straordinaria famiglia di Crista, della nostra Belimami, che abbiamo cercato di portare nel modo più genuino possibile all'interno di questo romanzo. Ed è una cosa bella perché poi, tra l'altro, ci teniamo tanto perché è scritto a quattro mani. Quindi è il primo lavoro reale e diciamo anche di medio-lungo periodo, no? Perché scrivere un libro è una disciplina di resistenza che abbiamo scritto insieme, io e Cristian. Insieme. Ed è stata un po' una terapia di coppia anche, perché io ho scoperto delle cose che Cristian non mi aveva mai detto. E lui viceversa ha scoperto tante altre cose di me. Quindi è stato esattamente come poi andare in terapia di coppia. Noi ci chiudevamo nei nostri due stanzini a scrivere, e poi nel momento della lettura, lacrime, manco il tevere, cioè, perché poi è sempre così, no? Guarda, io È un team po'. piantino sempre, Sì. quindi per me proprio sfondi una porta aperta. Tra l'altro, tu hai citato due cose: la Belly Mommy e la gestazione per altri. Belly Mommy, possiamo dirlo, è la donna che ha fisicamente messo al mondo i vostri figli, e la gestazione per altri, che viene chiamata in un modo becero che non voglio neanche ripetere in Italia. Ci spieghi cosa sono, come funzionano, anche legislativamente parlando, quali sono anche i problemi da affrontare per due persone che vogliono stare insieme, vogliono avere dei figli, ma sono una coppia omogenitoriale? Allora, partiamo dal presupposto che la legge 140 vieta nel nostro paese, quindi all'interno del perimetro italico, quella che è appunto la gestazione per altri. Quindi il coinvolgimento all'interno di coppie formate da persone dello stesso sesso, ma anche di coppie, diciamo, potenzialmente eterogenitoriali, sterili. Quindi non permette il coinvolgimento di altre figure terze per, diciamo, coronare quello che è un proprio sogno, un proprio desiderio, secondo noi legittimissimo. Quindi diciamo l'unico per le coppie soprattutto formate da persone dello stesso sesso, l'unico modo sarebbe quello dell'istituto dell'adozione, ma come abbiamo detto prima non è possibile in Italia, è possibile in tantissimi paesi europei, ma devi avere Su questo ti residenza. interrompo, Carlo. Guarda, Esatto, questa è la bravissimo. mappa e ti fa vedere tutti i paesi viola, sono i paesi europei dove è possibile l'adozione da parte di coppie dello stesso, di congenitori dello stesso sesso, e si vede proprio dove vogliamo essere noi, dove siamo e dove sono tutti gli altri ragazzi. Cioè, questo, diciamo, l'ho vista e l'ho stampata, ho detto, mi sembrava la cosa più chiara possibile.
possibile. Ma il famoso vento dell'est, ecco, quella mappa rappresenta esattamente il famoso vento dell'est, per quanto ci si voglia discostare, ma in realtà quella mappa è esemplificativa, no? Di come paesi democratici che hanno anche costituito la modernissima Unione Europea sono paesi che da un punto di vista dei diritti civili e dei diritti umani sono molto più avanzati rispetto all'Italia. Stiamo restando che poi, appunto, crescita del PIL e diritti umani e diritti civili vanno di pari passo. Questa è un'altra mappa straordinaria che vorrei far vedere a tantissime persone. Uh-huh. E quindi, insomma, l'unico modo è stato quello di andare negli Stati Uniti. Noi siamo andati negli Stati Uniti perché, diciamo, conosciamo benissimo la legislazione che anche, ci ha anche permesso di abbattere tutti quegli stereotipi e tutti quei pregiudizi rispetto a una scelta che è sempre una scelta libera, volontaria e consapevole. Krista è stata la persona che ha scelto di intraprendere questo percorso insieme a noi. Ma non solamente Krista, ma anche tutta la sua famiglia. Cioè il marito di Krista, i bimbi di Krista, la mamma di Krista, la nonna di Krista. Loro sono una famiglia molto matriarcale. E quindi si è creato questo rapporto, diciamo, straordinario, in cui c'era la volontà di creare due famiglie. La nostra, ma anche una famiglia allargata, che è poi quello che è successo. Vi do altri due dati proprio per comprendere e capire come la narrazione che viene fatta sulla GPA è sbagliata in Italia. Tu considera che più o meno il 90-95% di donne che vorrebbero intraprendere questo percorso viene scartata, perché anche lì, come negli Stati Uniti, ci sono delle regole molto rigide. Se sei al di sotto di una certa soglia di povertà non puoi intraprendere questo percorso. Se non sei sposata e non hai dei figli tuoi, non puoi intraprendere questo percorso. Se non ti sottoponi a test psicoattitudinali di circa 6-8 mesi, superandoli, non puoi intraprendere questo percorso. Quindi alla fine le persone che intraprendono questa scelta virtuosa sono persone che lo vogliono realmente fare. Veramente. E questo abbatte tutti quegli stereotipi, di tutti quei pregiudizi rispetto alla mercificazione, rispetto allo sfruttamento, rispetto alla povertà, che purtroppo ancora noi in Italia ci raccontiamo. Questo non vuol dire che in altri paesi non esistono queste situazioni. Certo. Però, così come ci fanno vedere queste situazioni in limite, bisognerebbe dare visibilità anche a quelle situazioni, a quei contesti in cui il filo conduttore tra Carlo e Krista, la famiglia di Krista, è la libertà di scelta. E poi abbiamo fatto la cosa, secondo me, più bella al mondo. Abbiamo dato vita a due anime straordinarie come i nostri figli. In tutto questo non ci può essere niente di sbagliato. Sono molto assolutamente. E abbiamo un sacco quello di che commenti serve, positivi. Quello che serve è semplicemente la legislazione, una regolamentazione, come c'è già negli Stati Uniti e in tanti altri paesi, per evitare proprio quello che dici tu, che è lo sfruttamento. Ma questo nei paesi in cui avviene non c'è sfruttamento economico, queste persone non vengono pagate per farlo, giusto? Cioè non ci sono, credo che sia, allora, c'è una doppia legislazione negli Stati Uniti, è una legislazione ibrida, nel senso che tu dai quello che è un rimborso spese rinforzato, ma questo rimborso spese rinforzato deriva anche da alcune specificità. Deriva dal fatto che negli Stati Uniti noi non siamo residenti e quindi c'è una sanità che è privata. Quindi immaginate quanto viene a costare, per esempio, una visita di Krista da uno specialista di qualsiasi tipo. Esattamente. Un aiuto in casa necessario per un parto gemellare. Gli abiti per un parto gemellare non sono gli stessi di un parto singolo. Quindi tutte queste condizioni e situazioni ovviamente fanno parte di questo rimborso spese rinforzato. Poi ci sono addirittura altri paesi come il Canada, dove addirittura non è possibile nemmeno percepire questo rimborso spese rinforzato. Però, ripeto, alla base c'è sempre una scelta oculata da parte di queste donne che adorano l'idea di poter aiutare una coppia che non può naturalmente avere dei figli. E secondo noi è sempre quello. Poi vi dico anche questa cosa, a un certo punto chi se ne frega come e in che modo sono nati i bambini, no? Cioè, se io vedo una coppia eterogenitoriale, non mi permetterei mai di chiedergli, ma scusate, dove lo avete concepito? Non mi passerebbe mai per l'anticamera del cervello nel momento in cui io quel bambino lo vedo sereno, con il sorriso stampato e con gli occhi che brillano. Allo stesso identico modo, se voi vedete due bambini come Giulio e Sebastian, che oggettivamente stanno bene, fanno i capricci quando c'è da fare i capricci, rompono le scatole come tutti i bambini e sono la cosa più exhausting e più meravigliosa al mondo, non bisogna più chiedersi come e in che modo sono nati.
giudicateci per quello, eventualmente, per quello che sono Carlo e Christian oggi per i loro due figli. Ma questo per allora, i bambini, non chiediamoci da dove vengono, chiediamoci no. cosa possiamo fare noi a livello pedagogico, educativo, sociale, a livello di welfare, a livello di scuole, di servizi. Questo noi ci dobbiamo chiedere sì. e ci dovremmo anche assumere come responsabilità, secondo me, globale e sociale. Assolutamente. E in questo voi anche diciamo credo che proprio vedere nel, quello che fate con il vostro racconto nel libro, nell'account Instagram e poi veramente nella pratica, nella vita reale è proprio dare questo riscontro, cioè far vedere questa normalità e questo amore della vostra famiglia. In questo senso dal punto di vista proprio della ricezione da parte delle persone con cui venite a contatto quotidianamente, no? Del rapporto con loro, la scuola, gli altri genitori, eccetera, mi immagino che vedendovi poi nella pratica di tutti i giorni tutta questa problematica si stemperi completamente, no? Di fronte alla vita vera. Sì, ma assolutamente, nel senso che c'è, a volte rimaniamo un po' così interdetti perché magari ci sono le persone che ci conoscono fuori dai canali, diciamo ci conoscono esclusivamente attraverso i canali social, quindi c'è il solito timore reverenziale, no? Ma voi c'è, cioè, sì, ma siamo Carlo e Cristian, ma comunque siamo cuori che battono e piedi che camminano, esattamente come tutte le altre persone. Quindi superata questa fase, diciamo, iniziale, ma come ci sta, perché comunque ovviamente vedi sempre delle persone attraverso gli schermi, e non è che noi siamo delle star, siamo semplicemente dei divulgatori, e siamo degli certo. attivisti e dei genitori. Poi le persone se lo dimenticano. Quando ci troviamo alle famose festicciole, che adesso poi dopo il Covid sono esplose, tutti quanti parliamo la stessa lingua, perché tutti quanti esatto. abbiamo a cuore il futuro dei nostri figli. Quindi facciamo in modo che... poi c'è magari il genitore un po' più ansioso, c'è il genitore un po' più... diciamo un tranquillone, ma quello fa parte dello stile genitoriale che è unico e irripetibile. Ma al di là di quella, la base, il filo conduttore di tutte queste persone è quello di costruire il futuro migliore per i propri figli. E loro dimenticano che in casa ci siano due padri e non una madre e un padre, perché alla fine della fiera parliamo la stessa identica lingua. Ed è questo poi, esatto. Diciamo, secondo me, la lezione più importante che ci siamo portati a casa, perché anche noi eravamo sicuramente preoccupati del debutto in società, no? Di come le altre certo. persone potessero prendere. Però in realtà vi posso assicurare che anzi ci sono alcuni bambini che vengono arricchiti dalla storia di Giovanni e Sebastian, semplicemente perché gli si racconta direttamente e indirettamente una parte di mondo che esiste, come tutte quelle famiglie composte da due madri e due padri. Esatto. Infatti, esatto. secondo me ci sono proprio due piani, no? Cioè il piano della realtà che, secondo me, rispetto ad alcuni anni fa è sicuramente migliorato. Non in tutti i posti, non sempre, ma abbastanza migliorato, perché poi quando tu stai con i bambini e con i genitori, insomma, è difficile che qualcuno ti tiri un pugno in faccia. C'è poi invece questo piano sociale che è ancora gravissimo, cioè è inutile che ce lo nascondiamo, dove ogni giorno ci sono delle aggressioni, dove non è stato approvato il DDL Zan, dove comunque insomma si fa tutti i giorni politica contro questo. Domenica votiamo, vabbè. E... ci siamo ripromessi di lambirlo. Ma non... Così. E esatto. questo non ce lo possiamo nascondere. Secondo me questi due piani però veramente sono paralleli e non si toccano. Cioè quello che viene a volte espresso online sì. con violenza non è quello che poi avviene nella quotidianità, cioè nelle classi, nelle scuole, quando le persone vivono a contatto. Certo è che se noi abbiamo scuole di persone bianche, abili, eterocis, cioè dei nuclei dove non c'è diversità, dove non c'è apertura culturale, dove non ci sono colori, dove non ci sono generi diversi o neanche nessun genere, questo è più difficile. Quello che secondo me dobbiamo fare è mescolarci. La rappresentazione è fondamentale, sì. la rappresentazione di tutte le realtà, ma infatti rispondendo anche alla domanda di prima, il gioco che abbiamo fatto in collaborazione con un brand di giocattoli proprio risponde a questa esigenza. Quante famiglie serve proprio a cercare di rappresentare tutti i modelli familiari possibili, anche quelli composti da zero figli, perché anche quella sì. è una famiglia, o composti solo da animali domestici, o composti da una nonna, un papà e due figli. E abbiamo anche voluto inserire all'interno del gioco quattro carte bianche
proprio perché noi stessi non abbiamo la pretesa di voler rappresentare tutti i modelli familiari Tutto. possibili, ma ciascun bambino può anche disegnarsi la propria famiglia. E questo, secondo me, è un modo molto carino, ma anche molto intelligente per educare i bimbi che non esiste solamente il proprio modello familiare in cui loro calzano la loro vita tutti i giorni. Io penso a Giuliano e Sebastian. Giuliano e Sebastian sanno che esistono per forza di cose, no? Tanti modelli familiari. La loro normalità è quella di avere due papà, perché lo vivono tutti i giorni, ma tramite i cartoni, tramite la scuola, tramite qualsiasi altra situazione che vivono, sanno benissimo che esistono tante altre famiglie. Mi ricordo Giuliano a 3 anni che mi chiese: papà, ma io non conosco nessun bambino che ha due mamme. E lì ho capito che lo stavamo facendo bene, che il nostro mestiere lo stavamo facendo in un certo modo, no? La curiosità di spingere un bambino a chiedersi, di conoscere un bambino che ha due mamme, beh, è stato molto bello. Eh sì. Senti, ma a proposito di questo, sai che poi io sono fissata con la pedagogia, l'educazione, il metodo Montessori. Insomma, poi alla fine scoccio Lo so. sempre questo, ma qual è il vostro modello educativo? Cioè, quali sono i vostri valori educativi? Ma guarda, noi ci basiamo su due, diciamo, azioni fondamentali, che sono l'ascolto e la gentilezza. Noi, nonostante la cosa buffa è che Giovanni e Sebastian sono gemelli, ma non sono gemelli, cioè nel senso, non Diversissimi. sono fisicamente, ma soprattutto proprio come predisposizione, come gusti, come interessi, come carattere, no? E quindi crediamo che il nostro mestiere di genitori sia quello comunque di ascoltare e di assecondare tutto quello che è diciamo, la loro predisposizione nel fare le cose, no? Sebastian, siamo stati anche in questo, diciamo, molto attaccati totalmente inutilmente, perché ha questa predisposizione nei confronti del colore pink, ma una predisposizione assolutamente naturale, no? A Giulia piace tantissimo ballare, io e Cristian siamo due persone totalmente negate nel ballo, no? Però li spingiamo affinché siano effettivamente loro a scegliere quali sono le cose che gli interessa approfondire. Giulia ha questa passione anche per lo spazio, no? Cosa che io ho sempre trovato, diciamo, anche abbastanza distante, no? Però ovviamente, cioè, io mi guardo Piero Angela e tutte le sue le sue puntate recenti di Super Quark, perché lui è veramente, veramente proprio appassionato. Gli brillano gli occhi quando inizia a scoprire i pianeti nani, gli altri pianeti alla distanza, qual è il più grande, quante lune ci sono e che cos'è la Via Lattea. Quindi l'ascolto parte da questo, da ascoltare i silenzi, ma anche da osservare esattamente qual è la direzione che sta prendendo tuo figlio. E l'altro punto su quale noi siamo sempre, sempre d'accordo, io e Christian, e su quale veramente non scendiamo a compromessi, è la gentilezza. La gentilezza che si basa sulle parole chiave, sul saper chiedere scusa, sul chiedere per favore, grazie. Sembrano banalità, no? Ma io No, credo che se no, si no. insegna a un bimbo piccolo le 5 paroline chiave, saranno degli adulti Sì, migliori. sì, 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 Cioè, io su questa cosa sì, sì. sono totalmente ossessionato, anche quando Christian cucina tutte le sere, non si mangia un boccone se prima non si ringrazia Christian che ci ha messo quella pappa in tavola. Cioè, per me è fondamentale. Guarda, io sono perfettamente d'accordo. Nella newsletter sabato scrivevo proprio questo, che uno dei segreti di Pulcinella, della relazione mia con Nestore, per esempio, è questo, cioè la gentilezza, non, di non trascendere mai, anche quando siamo arrabbiati, anche quando siamo stanchi, in tanti anni di relazione non ci siamo mai detti una parola di troppo, mai un insulto, mai una cosa che avrebbe potuto incrinare il rapporto o la fiducia nell'altro. Cioè, per me questa cosa è fondamentale, no? Mantenere sempre quel livello di stima, di fiducia, di rispetto per l'altro e di gratitudine per l'altro, Esatto. anche quando sei stanco, anche quando Sì. non c'hai voglia, anche quando quel grazie ti pesa perché diresti grazie. Vero. Però questo secondo me è veramente Allora, importante. noi Cristian sbottiamo, ma perché siamo due caratteri esplosivi, no? Però cerchiamo di, diciamo, livellare quel grazie che magari non ci diciamo con lo scusa, quando esageriamo, diciamo, anche nel dire Certo. alcune cose, no? Perché siamo proprio due passionali di prima categoria.
Ovviamente adesso con i bambini non abbiamo più quel tipo di dialogo, però vi posso assicurare che come ci mandiamo a quel paese con gli occhi, ragazzi, abbiamo un talento che... Però cerchiamo sempre comunque di livellarlo con una buona dose comunque di mi dispiace, perché ci sta. Sì. Perché comunque giusto, soprattutto quando poi siamo due persone che stanno a stretto contatto tante ore al giorno, perché adesso abbiamo intrapreso insieme questo percorso appunto del progetto editoriale, quindi Cristian è molto più dedicato a questo progetto e quindi ci sta, ci stanno gli scarsi. Ne sappiamo qualcosa, sì. Perché Emilia lavora con suo marito, già prima quando lavoravano alle Nazioni Unite lavoravano insieme, oppure io lavoro con Nestor da 15 anni, quindi insomma, quasi no, tutte certo. Tre coppie che devono convivere H24 praticamente. Esatto. E poi imparare a trovare un po' anche la separazione tra la, cioè la cosa, secondo me a un certo punto devi trovare tutta una serie di spazi, quindi come genitore, come individuo, come coppia e come collaboratore, cioè questa è una delle sono cose i tre che step, uno deve imparare. Esatto, tempo individuale, tempo di coppia e tempo sì. familiare, no? Cioè il non esatto. plus ultra sarebbe quello di riuscire a suddividere la giornata esattamente ricoprendo un po' questi tre insiemi. Non ci si riesce poi sempre. con la partita No. IVA un po' meno, nel senso No, che zero proprio. Ma poi però ci sono, averli esatto. in mente è necessario. Averli in mente, poi necessario. Ci sono anche esigenze personali diverse, cioè chi ha bisogno magari di fare, avere più, di farle in un certo modo, a chi altro magari voglio andare a fare una passeggiata da solo, Certo. oppure, cioè a noi succede spesso di uscire e che Edan dice no, io voglio andare, vado via prima perché la mattina dopo voglio alzarmi e andare a fare una... Io sono invece quella che alle feste vado sempre via per l'ultima. Però all'inizio, Giusto. tanto tempo fa, era una problematica perché io, ma come va via? Mi lascia lì oppure va via? No, ora no, lui va via e rimango. Cioè nel senso, perché lui vuole andare via e fa quello che vuole. Io voglio rimanere e faccio quello che voglio. E in questo senso però è anche una questione poi di conoscenza, Certo. di sapere quali Bella. Sono le proprie esigenze all'interno della coppia. Quindi se mi inviterete mai a una festa, sappiate che io sarò l'ultima. Ma tu mi sa che resti con Christian, perché io dopo un po' mollo il colpo, lui fa sempre chiusura. Quindi... Esatto, fa chiusura con Christian. Sì. Ma una cosa che volevo chiedervi, che per, diciamo, che parlavi appunto dei bambini che hanno caratteri molto diversi, eccetera. Una dal punto di vista proprio dell'organizzazione quotidiana, due gemelli sono molto impegnativi. Noi abbiamo due che hanno 2 anni e mezzo di differenza, e già quando erano piccoli tutti e due, soprattutto in momenti non sempre facili. Non sempre facili, diciamo, che richiedono una certa gestione, ecco. Certo. E voi tutte e due lavorate, adesso lavorate anche insieme, eccetera. Ecco, come riuscite a organizzarvi e poi soprattutto a sentire che date tempo sufficiente a tutte e due come individui, oltre che come coppia di figli, diciamo, capite cosa voglio dire? Assolutamente. Allora, intanto, ritornando al discorso di prima, devo dirti che noi stiamo tornando ad alimentare quella parte sana egoistica nostra, cioè nella volontà di soddisfarsi anche lontani dai propri figli. E questo ci aiuta anche ad abbattere tutta una serie di sensi di colpa che soprattutto nel primo anno e mezzo sono stati clamorosi, soprattutto magari da parte di Christian che lavorava tantissimo. Io ai tempi ho scelto di abbandonare il mio vecchio lavoro per dedicarmi ai gemelli. Quindi secondo me questa parte qui è importante perché si può anche star bene. Noi per esempio abbiamo dovuto fare per il book tour, abbiamo fatto 30 tappe, nella maggior parte delle quali non c'erano i nostri figli. E sapevamo che in parte lo stavamo facendo anche per loro, ma non moneticamente parlando, ma più che altro perché quando tornavamo avevamo voglia di passare del tempo con loro, veramente. Cioè non perché ce l'ha imposto qualcuno o perché se tu non passi 6 ore con tuo figlio nella stessa stanza non sei un bravo genitore. No, non funziona così. Se noi siamo soddisfatti come persone e come coppia, automaticamente riversiamo questa nostra soddisfazione personale nei confronti dei bambini. Certo c'è bisogno di organizzazione. Allora io devo dire, ma proprio nella massima sincerità, che ho avuto una fortuna clamorosa. Cristian è una persona incredibilmente organizzata, incredibilmente straordinaria. E devo dire che è riuscito anche a sopperire a quella che era anche una mia, un po' immaturità, no? Genitoriale. Io sono 10 anni più piccolo, sono diventato genitore abbastanza giovane comunque, 31 anni, 32 anni, e quindi lui mi ha aiutato comunque a capire
lì dove stavo magari creando dislivello tra quello che io volevo egoisticamente e quello che i bambini avevano in quel momento bisogno rispetto a me. E quindi lui si è sempre occupato in maniera massiva e massiccia di tutto quanto. Io mi ricordo che lui lavorava 10 ore al giorno, tornava a casa, ma non si toglieva manco la giacca perché voleva passare il tempo con i bambini. Io dopo tante ore con i bambini, per esempio la notte, spesso non riuscivo a svegliarmi perché il mio Certo. corpo aveva, non lo so, delle barriere. Alle 3 di notte crollavo e aprivo gli occhi alle 9 e non sentivo niente. Christian invece un udito incredibile. Quindi diciamo anche in questo siamo stati fortunati perché ci compensiamo, no? Non siamo super metodici. Cioè, non è che abbiamo la lavagnetta con tu fai questo, tu fai quest'altro, tu fai quest'altro, no. Spesso arriviamo anche con l'acqua alla gola. Però da noi vige una regola. Tutti sono importanti, tutti indispensabili, non esiste un solo modo per fare le cose, l'importante è che quelle cose si fanno. E quindi partendo anche da questo, diciamo, modus operandi, siamo riusciti a sopravvivere al primo anno gemellare. Che vi posso assicurare, tutt'altro che Difficilissimo. semplice. Sì, 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 altro sì. che carenze di sonno, raga, qui Lì proprio ascoltavo privazione. oggi proprio le storie di Francesca Bumba che parlava in questi giorni di quanto sia problematica la mancanza strutturale di sonno nei neogenitori, no? E addirittura raccontava di storie di donne, in questo, perché poi purtroppo la cura è quasi sempre sbilanciata, da quel verso che addirittura hanno rischiato degli incidenti d'auto perché si addormentavano in auto. Pensa quanto può essere potente questa cosa. No, Riguardo ma alla sai cosa che proposito, hai detto dei. aggiungo questo pezzo, secondo me importante. Noi non ci siamo mai vergognati di alzare la mano. Quando eravamo veramente in Verissimo. difficoltà, noi Sì. non ci siamo mai vergognati perché sapevamo che tutto questo era fatto per il bene dei nostri figli. Allora, io se posso dare l'unico suggerimento, l'unico consiglio, perché poi lungi da me nel dare suggerimenti genitoriali, perché è una cosa che non sopporto e viceversa non vorrei farlo agli altri. Ma un suggerimento mi permetto di darlo. Alzate la mano. Non c'è niente di male quando si arriva al limite. Alzare la mano, se ovviamente si ha la possibilità, l'opportunità, perché poi purtroppo ci sono situazioni in cui non ce l'hai un nonno vicino, non ti puoi permettere una babysitter, hai la vicina di casa di cui non ti fidi, eccetera. Ma se avete la possibilità, non vergognatevi. Anche se vi prendete 2 ore per andare dal parrucchiere, o vi prendete 2 ore per andarvi a vedere un Sì. film al cinema, o vi prendete 2 ore per andarvi a vedere una partita di calcio, chi se ne? Alzate la mano quando siete al limite, perché non l'avete ancora oltrepassato, non l'avete ancora superato, quindi fatelo. Sì, E come dici assolutamente. tu, è vero. Va, Vai, scusa. scusa. No, dicevo, una cosa che può aiutare anche a alzare la mano, magari anche con un altro genitore, con un bambino della stessa età, e fare anche a turno. È Certo. capitato noi con gruppetti di genitori, quando erano un pochino più grandi, anche 6 bambini insieme, però a turno una volta ogni 6 settimane a prenderli in un giorno per liberare poi tutti, cioè liberare nel senso perché quel pomeriggio era un pomeriggio corto da scuola. Ed era una cosa che ha aiutato tutti. Quindi, in questo senso, trovare anche delle soluzioni, non vergognarsi di proporre anche Creative. delle soluzioni creative, esatto, a Sì, costo anche zero in perché, questo caso, perché come si fa a dici tu, turno. Carlo, è vero che non tutti hanno la fortuna di avere dei nonni vicino, dei parenti, eccetera, però secondo me anche come adulti ci definiamo meglio se apparteniamo a una rete. Io in questi anni ho capito quanto è importante la mia rete di amicizie, le mie sorelle, le donne con cui io passo le giornate a chiacchierare, con cui mi confido. E questa cosa della sorellanza e della fratellanza, secondo me, è importantissima. E quindi di veramente, siccome si dice sempre che per crescere un bambino occorre un intero villaggio, questo villaggio non deve essere fatto per forza di parenti, che poi magari Vero. non ci andiamo manco tanto d'accordo a volte, no? È Ma vero. va benissimo che sia fatto dalle mamme, dai papà dell'asilo, da amici dell'infanzia, da qualcuno con cui tu veramente puoi stringere delle relazioni che non per forza devono essere quotidiane, cioè sono quelle belle relazioni dove veramente quando alzi la mano l'altro c'è, ma poi non è che tutti i giorni ti stai a messaggiare come facevi all'elementare, no? Esatto, E mi viene in giusto. mente un'altra cosa che hai detto riguardo alle tappe del libro, no? E questo lo dico come invece madre di una adolescente, quindi di una ragazza grande, che è una cosa molto bella che tu hai detto.
La relazione nell'assenza, la relazione dell'assenza. Quanto è importante a un certo punto sapere che si sta strutturando una relazione emotiva e un legame emotivo profondo con tuo figlio, con un'altra persona, anche quando non ce l'hai più in quella stanza, nella stessa stanza a giocare o a fare i compiti allo stesso tavolo, ma Giusto. quando sai che sta vivendo la sua vita. Ed è una cosa sconvolgente, perché comunque passare da veramente fare i compiti sullo stesso tavolo a non sapere neanche dove va, magari, ma allo stesso tempo potentissima, che ti fa capire quanto veramente l'amore che si può nutrire per un figlio o per una persona che tu ami veramente travalica qualsiasi confine. Lo dico questo proprio senza paura di espormi, e mi rendo conto che è una frase un po' forte, perché so che non tutte le persone hanno la fortuna e il privilegio di provare questo legame, che però non deve essere per forza con i figli, anche con altre persone, ma questo riuscire a esserci anche nel non esserci, nell'assenza, secondo me è una cosa che quando si comincia a provare ti scuote, ed è molto bella, molto potente. Così ve l'ho No, no, lanciata. ma è bellissimo ed è verissimo perché io credo che non esistano distanze che non possano essere colmate quando c'è di mezzo appunto quel tipo di relazione che tu hai costruito nel corso del tempo. E invece purtroppo ci sono distanze che non possono essere colmate pur vivendo sotto lo stesso tetto. Sì. Quindi c'è una distinzione tra quello che noi spesso confondiamo, no? Quella che è distanza emotiva e distanza fisica, no? La vicinanza fisica non per forza si tramuta in vicinanza emotiva e viceversa. E il fatto di a un certo punto avere la necessità, ma da ambo le parti, di lasciare andare i propri figli sta proprio in questo. Cercare di coltivare il più possibile quella relazione sapendo che comunque casa tua è sempre aperta, le tue braccia saranno sempre aperte, pronte per un qualsiasi tipo di abbraccio, e i bambini sapranno sempre tornare perché l'amore, la via di casa la trova sempre, in un modo o in un altro, anche se perde le chiavi a un certo punto, perché in adolescenza noi perdiamo le chiavi di casa, no? Ma le vogliamo perdere perché vogliamo emanciparci, anche se non ce l'abbiamo più con le chiavi di casa, comunque noi a piedi a casa ci torniamo, se siamo riusciti a creare quel fortissimo legame nel corso del tempo. Che bello, è potente, Assolutamente, sì. veramente. Tra l'altro, voglio dire, Giugiu e Sebastian hanno pure due case volendo dove andare, perché tra l'altro, Esatto. grazie anche un po' a Christian, che parla molto bene inglese, o forse addirittura bilingue, gli state insegnando anche l'inglese, essere bilingue. Okay, forse state anche scegliendo la scuola internazionale. Sì, loro frequentano dal primo anno di scuola dell'infanzia, abbiamo fatto questa scelta di mandare in scuola internazionale, diciamo per varie motivazioni. La prima, quella più semplice, è perché loro hanno doppio passaporto. Avendo passaporto americano, essendo nati in suolo americano, perché lì Giusto. esiste lo Ius Soli, scusami, non lo volevo dire, Ah, ma ne abbiamo molto. parlato proprio. No, ma stiamo parlando della realtà, stiamo descrivendo la realtà. Esattamente. Automaticamente hanno cittadinanza americana e un domani ci piacerebbe che loro potessero eventualmente scegliere di intraprendere un Certo. percorso accademico e scolastico negli Stati Uniti, anche perché sappiamo che esistono delle scuole che potrebbero fare al caso loro, no? Ma Certo. oltre a questo, ovviamente, c'è il contatto diretto con Krista, perché un domani magari loro vogliono farsi una chiacchierata su WhatsApp senza il loro Certo. papà. E quindi è giusto che loro continuino ad avere questa relazione con Krista. E poi perché crediamo fondamentalmente che il bilinguismo sia un'altra forma di educazione straordinaria. Il fatto che i bimbi abbiano la possibilità di capire e comprendere che una stessa cosa si può dire in due modi diversi. Che una parola, c'è cioè una persona che la dice in un modo e una persona che la dice in un altro modo, gli insegna una grande lezione di vita, che è quella che nella loro vita incontreranno persone che non la penseranno come loro, perché il mondo si suddivide in varie modalità di pensiero e di pensare. E il bilinguismo serve proprio a questo, a creare bambini un po' più flessibili, a creare bambini un po' più malleabili, a capire che una stessa cosa si può dire in due modi diversi, che uno stesso gioco si può fare in due modi diversi, che una stessa attività la si può percorrere in due modi diversi. Il bilinguismo in questo è incredibile, ma lo vediamo comunque, nella loro Sì. capacità anche di riuscire a trovare soluzioni creative per
raggiungere il loro scopo, che magari è un gioco sopra il termosifone, no? Allora, cioè, lo vedi anche proprio dalle piccole azioni che fanno, no? E poi è un contatto con una cultura diversa, a quale noi siamo ovviamente affascinati, ma la cultura in generale anglofona, la loro festa preferita non è il Natale, ragazze, è Halloween. Cioè, loro sanno che si sta avvicinando, sì. ed è incredibile come inizino già a vivere quella sensazione, insomma, di, e noi cerchiamo di fargliela vivere perché appartiene anche certo. In parte un po' alla loro cultura, anche se non è americana, ma è un po' più, diciamo, europea, però negli Stati Uniti impazziscono. Poi l'anno scorso hanno fatto Halloween a Las Vegas, quindi vi lascio immaginare. Allora tu stai lì, Giulia un'altra volta mi fa, ma possiamo bussare alle porte per le caramelle? Amore, non lo so se in Romagna hanno un po' questo. No, ma si fa adesso, secondo me Carlo si fa, cioè nel senso da noi, ora noi siamo in un paese, non siamo a Firenze, cioè siamo in un paese, non lo so dove siete, ma noi siamo in un paesino sopra Firenze, è proprio organizzato proprio anche dai genitori del paese, quest'anno addirittura i genitori dei bambini del paese hanno deciso più piccoli di fare una specie di volantini da lasciare nelle varie botteghe per ricordare alle persone più anziane di questa cosa che succederà, che ci saranno questi gruppi di bambini che vanno a suonare e quindi di fare una pace di non spaventarsi, non spaventarsi, essere preparati, e poi viceversa ai bambini quella cosa dell'educazione che dicevi prima è un modo anche per insegnarli, perché si creano queste bande di bambini che suonano e poi vogliono entrare a forza nelle case, eccetera. Quindi invece imparare a dire per favore, grazie, non entrare, rispettare i turni, poi rispettare la coda, io l'ho fatto, Eden lo faceva sempre, lui è inglese, quindi la coda, cercava sì. sempre di metterli in coda. No, ma poi il bello però è anche quello che succede dopo, cioè nel senso che quando tu torni a casa con tutte queste scatole, poi c'è la suddivisione equa e paritaria di tutte le caramelle, questo è un altro grandissimo esatto. insegnamento. Giusto, ma l'altra cosa bella negli Stati Uniti è tu puoi bussare a delle porte, ma ci sono anche delle porte dove hanno fuori... Sì. Dei vasi dove tu lasci le caramelle, quindi non è semplicemente un discorso sì. di prendere, ma è anche di donare, di destinare, di regalare, quindi anche in una festa che può essere lontana dalla nostra cultura ci sono degli insegnamenti e io mi prendo quelli e cerco certo. di trasferirli anche ai gemelli, cerchiamo sì, di trasferirli sì, anche sì. ai gemelli certo, assolutamente. Quindi viva Halloween. Viva Halloween. Senti, ma una curiosità, ma a casa Christian gli parla in inglese per sì, coadiuvare sì. la cosa? Sì, per sì, l'80-85% del suo tempo oramai viene naturale, devo dire la verità. Certo, sì, all'inizio sì. magari si sforzava, perché ovviamente, insomma, però sì, adesso, ma perché loro tornano da scuola con già l'imprinting inglese. Ovviamente certo. loro magari anche lì tantissime volte rispondono in italiano, sì. ma perché hanno scelto ovviamente la loro lingua elettiva è l'italiano, perché ovviamente vivono in un paese Certo, italiano. contesto, sì. Esatto, però comunque capiscono tutto, ma Sì. tutto, cioè nel senso molto meglio di me, cioè hanno proprio già il listening totalmente sviluppato. Poi a volte rispondono in inglese, altre volte rispondono in italiano, la maggior parte delle volte, però sì, è importante comunque la costanza. Noi utilizziamo appunto il famoso metodo OPOL, che è One Parent, One Language, quindi ciascuno dei due ha scelto una lingua precisa. E anche loro, un domani, anche questa libertà di scelta. Non li costringiamo a fare delle cose. Se ci sono dei giochi, magari cerchiamo di far capire che si fanno magari in inglese, ma sono loro a scegliere la lingua con cui vogliono esprimersi. E anche Sì. questo appartiene al nostro, diciamo, modo di educare i bimbi. Più porte hanno a disposizione, più possibilità avranno nella vita, più probabilmente saremmo stati bravi come genitori. Carlo, però anche un po' di siciliano, eh? Cioè io qua da sicula Lo so, hai devo. ragione, hai ragione. Su Adesso che quello, se ma anch'io quello. sono, cioè, esce fuori a volte in maniera, diciamo, abbastanza intensa, no? Però un po', io guardo, ho avuto una. Mia mamma è stata maestra elementare per più di 40 anni. Quindi c'era questa cosa qui, che in casa mia era vietato parlare il dialetto, che può sembrare una cosa allucinante, perché oddio, il dialetto bisogna. Perché mia mamma sapeva che io il dialetto lo parlavo fuori di casa. Sì. Purtroppo ci sono alcuni contesti, soprattutto nella città in cui venivo io, ma anche nei paesini, in cui c'erano questi bambini che sapevano parlare solo il siciliano e non l'italiano. Non lo sento più. Diciamo abbastanza tosta nel dirmi, guarda, si sono tornati perché si Immagino. erano. Mi stavano Ok. chiamando e quindi sì, però ce l'ho, eh.
Ce lo incanto. Ma sì, secondo me dobbiamo ritirarlo un po' fuori. Questa cosa la sto imparando da Claudia Fauzi, alla Malafimmina, no? Che è un'attivista siciliana, e secondo me ci sono stati tanti pregiudizi nei confronti del meridione e dell'accento meridionale, come se avere quell'accento ti rendesse meno cool, meno performante, meno Milano da bere, no? Invece secondo me ce ne dovremmo veramente riappropriare di queste cali delle larghe. No, io sono innamorato del mio accento, sono innamorato della... cioè... mi piace la mia voce, mi piace proprio anche la mia cadenza, quindi non ho mai cercato di... avendo vissuto in tanti paesi, avendo fatto per tanti anni comunicazione, automaticamente si è un po' livellato verso, diciamo, l'italiano, no? Quello corretto, correggiuto, insomma, che si dovrebbe parlare. Però non cerco mai di camuffarlo, perché fa parte di me e mi porto dentro tutta la trinacria che ho vissuto nei miei anni. E le melanzane alla parmigiana, scusa. Ovviamente, che è uno dei pochi piatti che so cucinare in maniera eccellente. Senti, nel box domande c'era arrivata una domanda che è molto in tema caldo in questi giorni, no? Mm-hmm. Cioè quella sull'esposizione dei bambini. Tu parlavi prima del libro, del gioco, eccetera, e spesso appunto i bimbi partecipano alle vostre attività. Voi avete cominciato a ragionare su questo tema per il futuro, come vi volete comportare da questo punto di vista? Allora, noi, senza alcun tipo di problema, ma anche perché le persone che ci seguono, coinvolgiamo i bambini anche nelle attività, quelle che sono remunerate, quindi le sponsorizzate, gli adivi. Ma fondamentalmente per due motivi: uno di tipo meramente pratico, ovvero il nostro progetto è un progetto editoriale a tutto tondo, a 360 gradi, che implica fare divulgazione, ma non solamente in quella che vedono gli altri, ma noi facciamo tantissima divulgazione anche sul territorio, anche all'interno delle scuole, e questo porta via tantissimo tempo. E quindi un progetto, per essere sostenibile, ha bisogno di essere sostentato. E ovviamente il nostro principale canale di sostentamento sono ovviamente le attività sponsorizzate. Però c'è da dire che comunque a monte c'è sempre una selezione su quelle tipologie di attività che noi vogliamo intraprendere. Perché ovviamente ci sono dei brand che fanno esclusivamente rainbow washing, o ci scelgono perché magari in quel momento siamo sulla cresta dell'onda, ma non hanno all'interno veramente una diciamo strategia di diversity inclusion che corrisponda a quelli che sono i nostri valori. Quindi quei brand li scartiamo aprioristicamente, anche se sono brand importanti, perché è successo di dire no anche a brand molto 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 importanti, ma perché hanno uno storico che cozza un po' con la tipologia di famiglia che siamo. E poi non dimentichiamoci che in questa situazione sociale e politica un po' incerta, soprattutto per il nostro conto, diciamo che i brand in un modo o in un altro si sostituiscono a quello che un po' dovrebbe fare la politica, no? E quindi la capacità comunque di rappresentare tutte le sfumature della società, compreso una famiglia omogenitoriale, per noi è motivo di vanto, ma è motivo di esposizione intesa proprio al mettere luce su tipologie di famiglie come la nostra, che spesso vengono invisibilizzate dai media tradizionali come dalla politica. L'ultimissima cosa rispetto anche a questo tema qui. Più tardi pubblicheremo un estratto, perché abbiamo avuto la fortuna di essere chiamati dalla BBC. Abbiamo fatto un'intervista proprio per la BBC, in occasione proprio delle politiche italiane. Allora mi chiedo perché il broadcaster più importante al mondo, quello che vedono miliardi di persone, ha scelto noi come volto per descrivere l'altra parte, diciamo, dei diritti che potrebbero venire a mancare un domani, e per esempio un servizio pubblico come il nostro non ci chiama per raccontare semplicemente una delle tante sfaccettature familiari. Ecco, se questo è purtroppo il clima in cui viviamo, non è solo un clima politico ma anche mediatico, il ruolo dei brand è fondamentale in tal senso, perché fanno quello che dovrebbero fare gli altri. Questo è il motivo per cui ringrazio Emilia, che sembra sempre la sviolinata del secolo. No, però è vero. Sì. La ringrazio sempre perché in realtà abbiamo fatto delle live molto difficili nell'ultimo anno. L'abbiamo messa sotto pressione, invitando tante persone, anche a volte scomode, e non si è mai tirata indietro. E questo secondo me è importante, perché dare spazio, rappresentazione e voce a tutte le persone, in modo che gli altri si possano fare delle loro idee, secondo me
È una bella cosa, io lo dico. No, anche per noi, cioè non è questione di comodo o scomodo, è questione di quello che ci sentiamo che fa parte di quello che è il nostro DNA come persone, prima di tutto, quindi come esseri umani e poi come valori aziendali che portiamo avanti. Quindi questo sicuramente ci rappresenta molto. Volevo chiederti una cosa, dicevi che fate attività nelle scuole, Sì. cosa fate nelle scuole? Che per alcune attività di bambini di quinta elementare hanno chiesto semplicemente di fare quattro chiacchiere con noi, no? E questo secondo me è bellissimo, no? Perché noi interpretiamo la religione sempre come un qualcosa di lontano, no? Rispetto magari alle scelte di Carlo e Christian, ma dei professori che invece hanno un certo tipo di mentalità e capiscono e comprendono che cosa è la fede veramente, hanno scelto proprio insomma, di far interloquire i loro alunni con noi. E poi facciamo tante attività nelle aziende. Un altro pezzo che magari i social non vedono, che spesso ci chiamano negli eventi di appunto diversity e inclusion, perché è importante lavorare anche all'interno dei contesti lavorativi. Quindi non solamente nel B2C, nel business to consumer, ma anche nel B2B. Quindi cercare di fare in modo che le aziende, non solamente quelle gigantesche, ma anche quelle medio-piccole, abbiano al loro interno un certo tipo di consapevolezza e di sensibilità rispetto a tanti temi che riguardano appunto la diversità e l'inclusione, soprattutto perché lavorativamente parlando ci chiedono di stare tante ore in quel luogo di lavoro e quindi è giusto che le persone si sentano assolutamente a proprio agio e quindi insomma, quello è un altro dei temi a cui teniamo tanto. Come vedete, cioè, Benissimo, dormiremo c'è da 4 la fare. notte, 5, Sì, c'è da vabbè. fare, c'è da fare. Va bene, io ti volevo chiedere velocissimo in chiusura, se ci dai come genitore, lo chiediamo sempre con Barbara, Certo, stiamo quali sono facendo i la tuoi nostra statistica su questa cosa. statistica, su quali sono secondo te i tre prodotti salvavita del genitore o del genitore in una Allora, certa parto fase, diciamo. da quest'età dei 4 anni e mezzo, 5 anni. Vai. Allora, pennarelli lavabili, ragazzi, mai più senza, perché ne abbiamo viste di cotte e di crude, ma anche che hanno iniziato a disegnare le mattonelle, quindi quello ormai per noi, soprattutto per Sebastian, che tipo disegna 3 ore al giorno, fondamentali. Poi, voi lo sapete, Cristian ha un certo gusto per l'estetica e l'arredamento, abbiamo trovato appunto da voi queste scatole, diciamo, salvagiochi, dove mettere i giochi, insomma, Riordinare. per il riordino, esatto, sono quelle molto Fondamentale, belle sì. intrecciate di paglia, che almeno dici, vabbè, sono funzionali, però sono anche belle, quindi cioè, Belle, va sì. bene, anche se Sì. Esatto. restano in salotto, amen, perché insomma. E poi, beh, le librerie montessoriane sono un altro, diciamo, dei nostri punti di forza, perché diciamo, la fase della lettura serale, eccetera, quindi almeno lì anche un modo per educarli al riordino di qualcosa, perché tanto ancora 4 anni e mezzo, per quanto No, tu no. ti possa sforzare, Sì. non gli entra in testa. Allora abbiamo scelto qualcosa che sia semplice per loro, che gli faccia capire che guarda che se tu metti il libro lì, domani sera lo ritroviamo, perché poi loro sono fissati con quelle due storie, tu gli puoi comprare 1.000 libri, ma loro vogliono la storia di Certo. Ciro e Paloma, che sono i cavallucci Per marini, quindi 10, insomma, sì. esatto. Quindi li ritrovi, se lo metti lì, lo ritrovi lì, se no, quindi Sì. diciamo questi tre sono per noi, diciamo, i must Fondamentale. Benissimo. Vi ringrazio. Io stacco perché mi sta finendo la batteria, se non stacco non riesco a salvare la Brava, diretta. ok. Quindi Io vi sono ringrazio logorroico, quindi mi tantissimo, salvo scuso la per. diretta, no, è stata una diretta bellissima, diretta bellissima. E vi ringrazio Grazie tanto, tutti e mille. due. Grazie Carlo, Ciao grazie Carlo. Barbara. Ciao E a Emilia. Ciao. prestissimo. L'ultima cosa, non si potrà dire chi andare a votare, ma di andare a votare bisogna dirlo, Andate a perché è un votare. diritto. Andiamo tutti a votare, ok? Io sono anche al seggio, quindi Assolutamente. sono andata a votare, sono lì 3 giorni e Bravo. quindi.
perché come mi hanno preso, cioè, scrutatrice, quindi forza, andiamo tutti a votare. Bene, grazie. Ciao a tutti, Ciao, grazie, buon grazie pomeriggio, mille. grazie a voi. Ciao, 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 ciao.